Ciao a tutti ragazzi, oggi si va a fare la tredicesima tappa di questo Giro d'Italia, una tappa che nella realtà parte da Ravenna e arriva a Verona, una tappa che misura 198 km, la nostra invece 165, una tappa che ovviamente dovrebbe essere per i velocisti siccome è totalmente piatta, quindi andiamo a giocarla. Ed eccoci alla partenza di questa tredicesima tappa, una tappa che viene dopo la dodicesima di ieri, dove purtroppo nella realtà la Bahrain ha perso un altro componente, Gino Mader, quindi perfetto direi, proprio li sta perdendo tutti, qua finisce come mi pare l'Orica nel 2014, che l'hanno conclusa in tre se non erro dell'Orica, quindi proprio sfortunati la Bahrain nella realtà. Qua invece nel nostro giro abbiamo ben tre maglie, quindi direi che qua va bene, diciamo. Nella realtà malissimo. Hanno solo Caruso che sta salvando un po' tutto, diciamo. Ora concentriamoci sulla nostra tappa e andiamo a farci due sprint intermedi e poi ovviamente la volata finale con Moric che ha una condizione normale, perlomeno non è negativa come l'ultima volata che proprio abbiamo fatto prima. 3 km e mezzo, poco meno, e attenzione che vanno già all'attacco i velocisti per tentare di prendere i punti per la maglia sul cammino. Forse che noi abbiamo dovuto già consumare un po' di gel appunto perché qua erano già partiti con gli attacchi. Siamo a 1,5 km dal traguardo volante. Queste due curve, 1 km, andiamo a fare la nostra bella volata, proviamo ad andarci a prendere questi 10 punti che ci sono in palio per la sesta posizione del gruppo e direi che riusciamo ad andarci a prendere noi, quindi buono, rafforziamo questa maglia sul cammino. 3 km al prossimo traguardo volante, sempre ci sono in palio 10 punti perché davanti c'è sempre una fuga di 5. Qua 1 km, vai, e niente, eravamo un po' ostacolati, andiamo a prenderci di cimolai, andiamo a venirne fuori, vediamo se riusciamo a passare i cimolai, non lo so, mi sa di no, vediamo, no, il cimolai ci è arrivato davanti, noi prendiamo comunque 5 punti, va bene lo stesso. 10 km alla fine, siamo sempre con Morici ovviamente. Quindi vediamo di riuscire a fare un buono sprint. Vediamo se sarà possibile provare a vincere. La vedo veramente difficile con Moritz, però. Dai, facciamo il nostro meglio. In questa volata. Vediamo che verrà fuori. Se riuscissi a portarmi un po' più avanti sarebbe meglio. Non si respingono dietro. Siamo ora in Fiat Sanchez, ecco là che di nuovo si rallentano. Sentiamo, non so, un sprint per provare a riportarci nelle prime posizioni. Per ora non ci riusciamo, siamo chiusi qua con i Ver davanti a noi. Vettel, Sagan, quindi stiamo riprendendo un po' le ruote dei velocisti. Ora abbiamo la nostra strada libera davanti. Ma siamo in una zona esposta ai venti? No, ok. Perché non capivo. Sentivo anche tanto rumore di vento. Allora, 4 km. Non è parte macchinistica, no, è solo per lavorare, per il Ivan, ok. Solo una certa parte di vento. Attenzione che la strada qua sale nella nostra tappa, nella realtà la credo di no, però qua sale. Quindi attenzione. Ok,
arrivati ancora a Sagan, noi siamo in una posizione a dir poco perfetta, quando vediamo l'arco dell'ultimo chilometro. Dai, andiamo, 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 partiamo! Forse siamo partiti troppo in anticipo. Andiamo a metterci qua vicino a Bettiol con Groenewegen davanti, poi Viviani, Iwan. Ah, siamo partiti diciamo troppo presto. Vediamo però, speriamo almeno in una top 10. Ed ecco le classifiche, vince la tappa Groenewegen davanti a Bettiol e terzo Viviani. Noi arriviamo solo decimi con Moritz, magari se non partivamo così presto con la volata, magari si riusciva a fare qualcosina meglio. Comunque top 10, quindi prendiamo comunque punti buoni per la maglia ciclamino. Ora, quindi vediamo se l'abbiamo tenuta la maglia ciclamino, ma prima vediamo la maglia rosa, che ovviamente non cambia, siamo sempre primi con Landa, come la maglia blu, che siamo sempre primi con Bilbao. Mentre nella maglia ciclamino, ok, manteniamo ancora la prima posizione, 174 punti contro i 165 di Merlier, i 162 di Groenewegen, che risale. Mentre nei team siamo ovviamente sempre primi e nella combattività siamo ancora secondi con Bilbao. Quindi io vi do appuntamento a domani per la 14ª tappa di questo Giro d'Italia. Ciao ciao a tutti!